13 agosto Nocerino Avellino, auguriamoci che l'anno prossimo si possa giocare tra settembre, ottobre, novembre, dicembre, perché questa Nocerina davvero ha tutte le intenzioni per puntare al salto di categoria. Allora, buonasera a tutti. Sì, 13 agosto infatti penso siamo tutti tornati dal mare per assistere a questa partita. Prima di tutto ci auguriamo una bellissima partita proprio per lo sport in generale, per il bel calcio e per l'amicizia tra tifoserie soprattutto. Poi l'augurio di poterla disputare in maniera ufficiale, questo qua è, come dire, è in cuor nostro, ce l'auguriamo un po' tutti, però come ho sempre detto godiamoci i momenti così come quello di questa amichevole. Veniamo a qualche annotazione di natura tecnica. Riposano Vecchione, Caccavallo e Parravicini. Il mister ci ha già spiegato per, semplicemente per precauzione. Poi di fatto è la miglior Nocerina, anche se non è facile dire qual è la miglior Nocerina, visto che lo abbiamo detto e ripetuto, in ogni ruolo c'è la doppia scelta che ha in pratica lo stesso livello. Quindi dire qual è la Nocerina titolare e qual è la Nocerina di riserva quest'anno non sarà mai facile. Allora sì, fin dall'inizio abbiamo immaginato di costruire comunque una squadra che poteva avere la doppia alternativa in tutti i ruoli, questo per far sì che il mister poteva avere la serenità di scegliere ogni volta, a seconda di quella che era la partita, la formazione migliore da mandare in campo. Quindi io credo che ogni domenica sarà la formazione migliore, proprio perché abbiamo scelto due calciatori titolari per ruolo, quindi su questo è un problema che poi durante il corso del tempo dovrà gestire il mister. Ne abbiamo già parlato col direttore Prete, chiedo anche a lei, cosa cambia per voi in termini organizzativi il fatto che il campionato sia slittato al 10 settembre, ma la notizia era un po' nell'aria, e soprattutto che i gironi verranno annunciati non prima di fine agosto, inizio settembre, per attendere le decisioni del Consiglio di Stato? Ma io penso che non cambi praticamente nulla. Noi abbiamo lavorato in sordina, a tempo debito, proprio per cercare di guardare in casa nostra e di capire noi cosa volevamo fare. Quindi lo slittamento del campionato di una settimana non tocca quella che è l'organizzazione che ci eravamo già prefissati ad inizio campionato, anzi ci dà una settimana in più per rodare la squadra e per far sì che comunque si possa creare sempre più un ottimo gruppo tra i ragazzi. Ricordiamo che il 27 agosto ci sarà il debutto ufficiale della Nocerina allo Stadio San Francesco contro l'Ischia. È una buona notizia perché la giornata di squalifica si può scontare in Coppa Italia, che con tutto il rispetto ha minore importanza rispetto a campionato. Non so se Francesco Cuomo ha qualche domanda da porre a Rosario Stanzione, gliela giro io poi magari. Ok, allora no, mi fa cenno che è tutto. Noi ringraziamo Rosario Stanzione, gli auguriamo un buon Ferragosto. Grazie. Avremo poi tempo, siamo con Raffaele Stella. Buonasera. Primo tempo che dice Avellino in vantaggio, ma che dice ancora una volta che la Nocerina ha tenuto brillantemente testa ad una delle squadre candidate alla vittoria del prossimo campionato di Serie C. No, un ottimo test, ci aspettavamo la forza dell'Avellino. Però stiamo reagendo bene, stiamo cercando di difenderci abbastanza bene. Potevamo fare anche un gol, però va bene così come test precampionato, va benissimo. Test precampionato che va benissimo anche per questa cornice di pubblico eccezionale. Da una parte e dall'altra sembra davvero di essere già in pieno campionato. Effettivamente, stiamo piano piano tornando all'antico. Ci vorrà ancora un po' di tempo, dobbiamo invogliare ancora di più i tifosi con i punti nelle partite che contano. Ecco, vogliamo ricordare a proposito di tifosi qual è il programma di questa Nocerina dopo l'allenamento congiunto di questo pomeriggio. Noi giocheremo domenica prossima, oltre agli allenamenti routine normali, riprenderemo il 17, poi il 20 c'è la partita, allenamento congiunto con la Turris in trasferta a Torre del Greco. L'orario, non voglio essere troppo
mi sembra 17 o 17 e 30, poi vi comunicheremo il credo dettaglio. 18 e 30 per quanto è stato comunicato fino ad ora. Per la gioia dei calciatori, ci sai, rompete le righe per il Ferragosto, ora andranno tutti a casa. Ecco, vorremmo un bilancio da parte sua di questo ritiro. È stato un ritiro in sede all'Hotel San Giorgio e allo Stadio San Francesco, però credo che non si sia avvertita la differenza rispetto a quanto si sarebbe potuto fare a Mercogliano. No, i nostri atleti hanno lavorato benissimo, il mister è contento e nulla, niente, speriamo che tutto proceda per il meglio e che le aspettative che noi tutti abbiamo si vadano a verificarsi. Mercato, ci proviamo, la batteria degli over è completa, almeno credo, dubito che si possa intervenire ancora per migliorare quella degli over. È completa. Anche per quanto riguarda i 2005 e gli altri under? Sì, abbiamo fatto un'ultima sistemazione, ma è completa. Quindi c'è Pistone che risulta in panchina, che non è stato ufficializzato, farà parte della Juniores. Ha acquisito le prestazioni di un altro giocatore 2005 che adesso non ricordo il nome, Guadera, non voglio dire. Adaleta, che è stato già ufficializzato. Sì. Non, è un nome un po' difficile, non mi sovveniva. Per il resto penso che siamo abbastanza completi. Se ci sarà qualcosa da sistemare, ma sempre nell'ambito della batteria dei 2005-6, anche qualche 2006 che si alternerà tra la prima squadra e anche la Juniores. Perfetto, allora noi ringraziamo il dottor Raffaele Stella, gli auguriamo un sereno Ferragosto.